Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi dagli studi del TGNOI per questa edizione di lunedì 29 luglio 2024 che apriamo con la cronaca. Apriamo con la cronaca andando ad Altopascio dove per fortuna in queste ultime ore è stato domato l'incendio che ieri notte ha distrutto il magazzino dell'oleificio Stefanini sulla via Francesca Romea. Siamo all'altezza proprio del passaggio a livello di Altopascio. È stata quindi riaperta questa mattina la viabilità sia sull'autostrada che sulla ferrovia che erano state chiuse in nottata. Anche per precauzione. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco arrivati tra l'altro da diverse province, ingentissimi, manca a dirlo, purtroppo i danni per l'azienda. Su quanto accaduto abbiamo intervistato, lo ha fatto per noi il collega Egidio Conca, il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio, che ha messo un'ordinanza a scopo cautelativo. Sindaco, allora intanto ci può raccontare che cos'è successo ieri sera? Sì, nel tardo pomeriggio di ieri fino a notte inoltrata, le operazioni sono ancora in corso, si è sviluppato intorno alle 19 un incendio importante all'interno dell'oleificio Stefanini che ha coinvolto fortunatamente soltanto la parte del capannone senza creare alcun tipo di danno alle persone. Questa è stata una delle prime cose di cui ci siamo accertati. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto tantissime squadre di vigili del fuoco che sono arrivate da diverse parti della Toscana e anche i mezzi messi in campo sono stati davvero più particolari e innovativi perché l'acqua chiaramente non era ciò che meglio avrebbe spento l'incendio, infatti oltre alla schiuma altre sono state le sostanze appunto che sono servite per contenere non soltanto le fiamme ma anche l'olio che sversava. Dal punto di vista sanitario lei ha messo un'ordinanza. Sì, abbiamo emesso un'ordinanza ieri di concerto con ARPAT e l'azienda sanitaria, nella quale diciamo, si raccomanda, si vietava in particolar modo di muoversi e di camminare all'aperto nell'area diciamo, interessata soprattutto dal fumo che copioso si spostava verso il centro di Altopascio, quindi nel raggio di 1 chilometro dall'azienda fino a domani è in vigore questa ordinanza, che in particolar modo oggi è importante che verdura, frutta di giardini e orti venga ben lavata. Se erano esposti dei vestiti ad asciugare, a stendere, stesi fuori per essere asciugati, questi andrebbero rilavati per evitare qualsiasi tipo di rischio. Domani è la giornata in cui l'ordinanza verrà revocata, quindi oggi mi raccomando, manteniamone il rispetto. Che cosa le ha detto il titolare dell'azienda? Vedevo nei suoi occhi una forte disperazione e lui si scusava con noi dicendoci che gli dispiaceva. Gli ho detto assolutamente non ti devi scusare, siamo noi che ci dispiaciamo e ti siamo vicini. Questo è un po' il messaggio che gli abbiamo lasciato. Noi ci siamo per quello che sarà le necessità e i bisogni da oggi in poi, perché per loro è oggi, da oggi in avanti, il momento più difficile. Naturalmente vi terremo informati, aggiornati anche nel corso dei TG della sera. E fiamme e fuoco protagoniste anche in Versilia all'ex inceneritore di Falascaia. Ore di apprensione al Pollino per un incendio scoppiato intorno alle 19 di domenica nella piazzola di stoccaggio dei rifiuti delle Colmate, dietro l'ex inceneritore di Falascaia. Secondo quanto riferito da Ersu, società pubblica che gestisce il sito, sono andati a fuoco circa 160 metri cubi di rifiuti. Si è trattato di legname e materiale domestico ingombrante, ma non di elettrodomestici e pneumatici. In fiamme anche una porzione di rifiuti multimateriale, ovvero plastica, materiali che si trovano sostanzialmente all'aperto. La colonna di fumo nera si è alzata rapidamente in cielo, visibile in gran parte della Versilia, ma grazie al veloce intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Lucca e Massa Carrara, l'incendio è stato domato. Si sarebbe generato per autocombustione, favorita dal fatto che i rifiuti vengono stoccati a cielo aperto e quindi esposti continuamente al sole. Non sono state emesse ordinanze restrittive per la salute pubblica da parte del sindaco Alberto Giovannetti, sul posto insieme all'amministrazione comunale e alla polizia municipale. La ASL ha consigliato tuttavia ai cittadini di non consumare verdura e frutta a foglia larga raccolte nel raggio di 500 metri dalla zona interessata. Si attendono nelle prossime ore i risultati dei campionamenti e delle analisi di ARPAT sulle piante e sul suolo per capire gli effetti ambientali del rogo e per valutare il riutilizzo e il consumo sicuro di queste verdure e frutti. Lasciamo la cronaca con le fiamme e gli incendi e passiamo alla vicenda sanità con la Valle del Serchio che si mobilita contro i tagli.
Sono 6 i sit-in di protesta allestiti sulla Fondovalle nel comune di Borgo a Mozzano per attirare l'attenzione degli automobilisti e degli amministratori locali e regionali sul problema della sanità. Rotonda di Val d'Ottavo, 10° con 2 postazioni, poi l'ingresso di Borgo a Mozzano, un'altra più avanti, alla Rotonda del Pescatore. Ma quali sono i motivi della protesta? Perché è stato chiuso il punto di primo soccorso presso la Misericordia di Borgo a Mozzano nel periodo della pandemia Covid-19. Momentaneamente doveva essere una sospensione, invece è diventata una chiusura definitiva. Questo fa sì che la Media Valle è più povera di medici e già non abbondavano prima. Nei mesi scorsi anche gli amministratori locali si occuparono del problema, ma evidentemente senza i risultati sperati. Noi con questo evento ci appelliamo alla scelta scellerata, anzi contrastiamo la scelta scellerata della Regione di non voler ripristinare il punto di primo soccorso a Borgo a Mozzano, ma vogliamo ricordare alla stessa come la Costituzione all'articolo 117 e 118 gli riconosce un'ampia competenza legislativa. La Regione può legiferare sulla sanità, quindi chiediamo a tutto il Consiglio regionale unitamente di riportare in primo piano e al primo posto il cittadino, il benessere del cittadino e di ritornare a garantire i servizi sociosanitari e assistenziali. L'appello arriva anche dall'ex sindaco Poggi. Non è solo il problema della chiusura del punto di primo soccorso della Misericordia, ma c'è la questione della perdita di un medico di famiglia per il territorio e il fatto che l'ambulanza col medico a bordo si è allontanata. Queste persone che sono qui sono persone non politicizzate, sono persone di ogni appartenenza politica, ma esprimono un disagio sempre più grande. Il sindaco di Borgo a Mozzano deve, come tutti i sindaci, come io ero, deve raccogliere questa pressione, questa spinta e avere il coraggio di andare a protestare di fronte alla Regione Toscana. L'inflazione che si fa sentire in modo incisivo, in modo particolarmente pesante sulle famiglie della provincia di Lucca. La Toscana è la seconda regione in Italia più martoriata dall'inflazione, con Lucca che si piazza al 6° posto tra le province più care a livello nazionale e al 3° a quello regionale. È quanto emerge dalla graduatoria stilata dall'Unione Nazionale Consumatori sui dati dell'aumento del costo della vita negli ultimi 12 mesi, dal giugno 2023 allo stesso periodo del 2024, secondo la quale Lucca registra un'inflazione del più 1,5%, una spesa aggiuntiva annua di 383 euro a famiglia, rientrando così nella top 10 delle città più care. A livello regionale, la Toscana, dove l'ascesa dei prezzi dell'1,2% implica una crescita del costo della vita equivalente in media a 297 euro, segue solo il Veneto al primo posto tra le regioni più costose d'Italia, con un aumento di 324 euro. Il podio delle province è tutto toscano, con Siena che guida la classifica con la maggior spesa aggiuntiva equivalente a 663 euro a famiglia. Sul secondo gradino c'è Pisa, seguono Benevento, Venezia, Trieste e poi, come detto, Lucca. Potrebbe sorprendere l'assenza di Firenze tra le città più care della regione, ma va tenuto presente che si tratta dell'incremento di spesa sopportato dalle famiglie nel corso dell'ultimo anno. L'assenza dai vertici della classifica non vuol dire che il capoluogo della Toscana sia meno caro di Lucca, ma soltanto che gli aumenti erano stati già molto marcati prima del giugno 2023 e poi hanno frenato la corsa, che per Lucca invece ha avuto una forte accelerazione nell'ultimo anno. Il carnevale in versione estiva a Viareggio. Musica, colori e cartapesta per un assaggio di carnevale fuori stagione. Si può dire esperimento riuscito per la sfilata del tardo pomeriggio di domenica nell'inedito scenario della Pineta di Ponente. Il corteo, aperto da Burlamacco e Undine, da tutte le maschere dei Rioni, ha attraversato il Viale Cadorna e Viale Capponi. Accompagnate dalle bande musicali, sono tornate in strada le maschere isolate, le mascherate in gruppo dell'ultima edizione del Carnevale di Viareggio, di fronte agli occhi divertiti di turisti e viareggini, grandi e piccoli. È andato a spettacolo! Mi piace lo spettacolo! Ma lei è viareggina, no? No, è in vacanza! Abbiamo la casa al mare qua! Un'ottima idea con questo caldo, presentare la nostra manifestazione del Carnevale di Viareggio anche in Pineta, così copre anche il pubblico di noi viareggini che siamo a frescheggiare. Bella, interessante, è un pre-carnevale. Lo dice da viareggina? No, da bagnante. E noi veniamo a febbraio quando c'è le sfilate, ma anche
12 ore è molto bellina, i bambini soprattutto. L'ultima volta che il carnevale riempì la Pineta di Ponente fu il 14 e 15 agosto del 1927, un ritorno all'antico che ha entusiasmato anche gli stessi costruttori. È uno pseudo carnevale estivo di noi altri, proprio piccoli, quindi dai, va bene così. Sì, funziona, poi qui in Pineta è un po' diverso, la passeggiata fa un bel effetto. Questo è un bellissimo esperimento. È bello, c'è tanta gente, poi così in Pineta è divertente. Un successo che ha convinto innanzitutto gli organizzatori della Fondazione Carnevale ad andare avanti. Questa idea che dopo circa 100 anni si ripropone nella Pineta di Ponente Via Regina, ovvero sia quello di promuovere il carnevale, soprattutto una parte del carnevale molto fondamentale, quale le mascherate di gruppo e le mascherate singole, a tutti i turisti. Mi sembra che la risposta sia più soddisfacente, non tanto l'inizio è stato ben augurante, il futuro penso lo sia altrettanto. Ecco, il carnevale in versione estiva, il carnevale di Viareggio in versione estiva, si chiude la prima parte del TG Giorno, linea che va alla regia, subito dopo le notizie sportive.